Io no, perché ero stato sostituito, però su Matos c'è net, non è possibile. Cioè, le barre devi intervenire. Era Bertagnoli. Bertagnoli, signori. Cioè, è pazzesco. Infatti, se te lo paga. Bertagnoli sotto la scelta. Non è possibile, c'è il bar apposta. Buonasera. No, io ero in panchina, non ho sentito. Hai parlato con i tuoi compagni? Ma sì, ma era netto. Ma lui cosa dice? Beh, io non ho sentito. Non ho parlato, però non sono andati al bar, ma era praticamente una roba normale andare a controllare, perché da quello che mi hanno detto e ho sentito dai miei compagni, da tutti, comunque l'hanno visto, era esplicito, quindi si doveva andare a controllare, era netto. Ciao Luigi, adesso Torsoli da 5.0.com. Luigi viene penalizzato ancora una volta da decisioni arbitrali dopo la partita di sabato contro il Benevento, lo dico io. Quanto può pensare, quanto amarezza c'è in questa sconfitta poi maturata negli ultimi 10 minuti in cui avevate resistito, no? Con il vostro portino che avevate eretto? C'è tanto rammarico, perché è stata decisa da episodi e abbiamo dato tutto, veramente dato l'anima, tutta la partita, e purtroppo abbiamo subito gol all'ultimo e avevamo comunque stavamo tenendo botta e stavamo tenendo in mano tutta la partita, concedendo anche poco al Brescia, e purtroppo hanno fatto il gol del pareggio, poi l'arrembaggio finale, purtroppo, ripeto, cioè l'episodio della fine, siamo dispiaciuti, perché per l'ennesima volta non c'è stato un momento favorevole per noi, quindi potevano aiutarci, ecco. Te la butto sul campo, visto che hai giocato vicino al Palazzo, che giocatore è ancora 40 anni? No, gli faccio veramente i complimenti, perché a parte è una fortuna giocare contro giocatori del genere, e complimenti veramente sia per la carriera che ha fatto, ovviamente, ma per il giocatore che è, perché ce ne sono pochi e lo ammiro come lo ammirano tutti, perché ha dato qualità e continuità al gioco oggi. Sì, l'ultima domanda che avevo fatto al mister, poi era talmente amareggiato che poi non me l'ha risposta. Domenica ci sarà un altro scontro per mantenere la posizione in zona playoff contro il Lecce. Come cosa vi aspettate? Come cercherete di tradurre la delusione di oggi, l'amarezza di oggi, per affrontare la partita che ci attende a 5 giorni? No, assolutamente, dobbiamo ricaricare le energie, assolutamente, perché fra 3 giorni si gioca, 4 giorni, e ci sarà bisogno di tutti, perché ci vorrà freschezza e giocheremo contro un avversario, appunto, forte e completo sotto tutti i punti di vista, e noi dovremmo farci trovare pronti e lottare come le partite che abbiamo fatto, e continuare il percorso che stiamo facendo, perché anche oggi abbiamo fatto una grande partita. Speriamo di giocarla a derby pari, speriamo. Speriamo, infatti, assolutamente. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie.